Il calcio è pronto a ripartire, ma ancora tra tanti, troppi dubbi, c'è l'ok del governo alla ripresa degli allenamenti di squadra, a cominciare da lunedì 18 maggio, ma il protocollo della Federcalcio ha preso un'altra sostanziale bocciatura, almeno stando al verbale redatto dal Comitato Tecnico Scientifico, che definisce la documentazione federale come gravemente lacunosa e imperfetta. Fa discutere poi un passaggio essenziale che suona quasi come una condanna alla non ripartenza. In caso anche di un solo positivo, l'intero gruppo squadra, con annesso staff, va posto in quarantena per 14 giorni, con sospensione degli allenamenti e, nel caso di ripresa del campionato, di rinvio delle partite. Un rischio che, secondo il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, il calcio deve accollarsi. Cioè, immaginate che una squadra si fermi e si deve fermare anche la squadra che ha incontrato la settimana prima, praticamente il campionato di fatto finirebbe lì un'altra volta. E quindi è un rischio alto che però, ripeto, il mondo del calcio deve assumersi e deve caricarsi sulle spalle, perché la volontà è quella di riprendere per evitare guai maggiori. Il Pescara riprenderà gli allenamenti di squadra alcuni giorni dopo il 18 per avere il tempo di effettuare tutti i test previsti dal protocollo all'intero gruppo squadra. Sebastiani volge lo sguardo al futuro e alle conseguenze di uno stop definitivo del torneo. Sono danni importanti, perché il Pescara comunque sia, se non riprende, almeno fa 5 milioni di danni. E 5 milioni poi ci metti in questo mondo del calcio, ci metti 5 anni di gestione sana a recuperarli. Per cui, ecco perché dicevo, si cercherà di fare il possibile per riprendere in massima tranquillità, quello sì, però si cercherà di fare il possibile per riprendere. Il Pescara in un modo o in un altro si iscriverà al prossimo campionato, sia finendo questo campionato che non finendolo, per cui questo problema non esiste, per cui è già un aspetto positivo. La preoccupazione invece è per il fatto che si può rischiare di rovinare questo campionato, ma anche forse l'altro, perché considerate che la mia preoccupazione più grande non è per questo, la mia preoccupazione più grande è per il prossimo futuro, perché iniziare un campionato a porte chiuse, senza tifosi, senza gente che viene allo stadio a incitare i propri beniamini. Quindi la mia preoccupazione è più per il futuro che per l'attuale momento. Infine, una battuta sul fronte allenatore con le Grottaglie in scadenza. Io oggi ho le Grottaglie che risponde a quel tipo di identikit. Un allenatore giovane e un allenatore che lavora bene con il gruppo, quindi perché non dovrebbe rimanere le Grottaglie? Può essere le Grottaglie, può essere pure che prendo un altro. Come... Ho detto semplicemente che in questo momento veramente l'ultimo mio problema è quello dell'allenatore.